Risolviamo stato integrale triplo, stiamo risolvendo esercizi di riepilogo riguardanti l'integrale tripli. Integrale triplo esteso ad S del valore assoluto di x, y, z, dx, dy, dz, dove S è l'insieme dello spazio individuato dalle seguenti limitazioni: x quadro più 2y quadro minore o uguale di 1 e radice quadrata di x quadro più 2y quadro minore o uguale di z minore o uguale di 2. Dunque, cominciamo a esaminare come al solito le varie superfici. Mi è stato chiesto più volte. Mi sono state chieste delucidazioni, formulari riguardanti le quadriche. Effettivamente non ho ancora realizzato video relativamente alle quadriche, ma ho intenzione nel futuro, quando potrò, quando il tempo me lo permetterà, di realizzare uno o due video che metteranno ordine sull'argomento, quantomeno per classificare i vari tipi di quadriche, perché così abbiamo già trattato ampiamente in questa lunga sezione riguardante l'integrale tripli l'argomento, però posso capire che ci sia molta confusione perché non vengono fatte molto spesso anche a geometria, ma non bene. Quindi nel canale questo argomento non c'è, quindi effettivamente mi potete incolpare, potete sparare su di me perché non l'ho trattato, ma comunque in questo argomento più volte ho fatto riferimento, ho accennato ai vari tipi di quadriche. In ogni caso, cominciamo da questa qua, x quadro più 2y quadro uguale 1. Vi chiedo, secondo voi, che cos'è questo? Questo è chiaramente un cilindro a sezione ellittica che intersega il piano xy nell'ellisse di semiassi 1 e 1 fatto radice di 2. Ma come ho fatto? Beh, questa è l'equazione di un'ellisse nel piano xy, ovviamente, che si può scrivere anche così: x quadro fratto 1 al quadrato, x quadro fratto a quadro più y quadro fratto ovviamente 1 fratto radice di 2 al quadrato, tutto uguale a 1. Quindi cilindro a sezione ellittica che interseca nel piano xy un'ellisse. Che interseca il piano xy nell'ellisse di equazioni x quadro fratto 1 al quadrato più y quadro fratto 1 fatto radice di 2 al quadrato uguale a 1. Di semiassi in pratica 1 e 1 fatto radice di 2. Di cosa parliamo poi? Ovviamente la disequazione cosa ci sta dicendo? Che siamo dentro questo cilindro. Siamo dentro. Ora, poi andremo a intersecare tutto quanto. Poi abbiamo l'altra superficie z uguale radice di x quadro più di y quadro. Cos'è? È un cono questa volta, è un semicono a sezione ellittica, è un cono a sezione ellittica. Ovviamente z compreso fra radice 2 vuol dire che siamo sopra questo cono a sezione ellittica e sotto il piano a quota 2. In pratica abbiamo un cono sormontato da questo cilindro, un cono a sezione conica, scusa, un cono a sezione ellittica sormontato da un cilindro a sezione ellittica con base i piani z uguale 1 e z uguale 2. Perché? Beh, se noi andiamo a intersecare questi qua, cioè andiamo a ostruire questo qui, otteniamo che z è compreso fra 1 e 2, quindi le basi sono z uguale 1 e z uguale 2. Tra l'altro, l'insieme S, da quello che si scrive, da quello che si evince, è un compatto, cioè un insieme chiuso e limitato. Per quale motivo? Beh, perché dalla prima disequazione troviamo sicuramente che modulo di x è minore o uguale di 1 e modulo di y è minore o uguale di 1 fatto radice di 2, semiassi 1 e 2. Non solo, ma da questa si evince che z è compreso fra 0 e 2 e quindi l'insieme è sicuramente chiuso e limitato e quindi è un compatto S. Come risolvere a questo punto l'integrale triplo? Intanto andiamo a intersecare il tutto. Direi di passare, allora si potrebbe integrare per strati perfette, ma direi in questo caso sarebbe meglio passare direttamente a coordinate cilindriche. Ma attenzione, visto che c'è l'ellisse sul piano XY, coordinate cilindriche di questo tipo, immagino avrete capito, x uguale, attenzione, non rho cos theta, x uguale rho cos theta, va bene, volevo dire ovviamente y uguale, attenzione, 1 fratto radice di 2 rho sen theta. Coordinate cilindriche ellittiche, chiamiamo così, particolari, so. Z uguale z, o z uguale k se preferite. Perché così abbiamo che la prima disequazione diventa, allora, questa è S. Oh, S diventa, S lo chiamiamo S', diventa di questo tipo. Sostituendo al posto di x il rho cos abbiamo un rho quadro cos quadro, ma mettendo al posto di y 1 fatto radice di 2 sen teta, abbiamo un mezzo sen quadro, con 2 se ne va, ovviamente qua c'è un rho, x uguale rho cos teta, y uguale un mezzo, scusa, y uguale 1 fatto radice di 2 rho sen teta, ovviamente, ho lasciato per stato rho. Per la prima relazione fondamentale della goniometria, cos quadro più sen quadro è 1, quindi viene un rho quadro minore o uguale di 1. Occhio. Qui abbiamo un radice di rho quadro, ovvero
minore o uguale di z, minore o uguale di 2. E inoltre θ ovviamente compreso, chiaramente, tra 0 e 2 pi greco. Dalla geometria che abbiamo detto, un cono a sezione ellittica sormontato da un cilindro, abbiamo θ compreso fra 0 e 2 pi greco. Dopodiché, attenzione però, andiamo a studiare intanto l'integrale, ricordando che il giacobiano in questo caso non è ρ, ma è 1 fratto radice di 2 ρ. Per quale motivo? Beh, perché lo calcoliamo. Se siamo incerti, calcoliamolo. X primo rispetto a ρ è un cos θ. X primo rispetto a θ è un meno ρ. Sen θ. Y primo rispetto a ρ è un 1 fratto radice di 2. Sen θ. Y primo, la derivata parziale prima della y, fatta rispetto a θ, sarà un 1 fratto radice di 2 ρ cos θ. Non mi soffermo ovviamente sul perché. Abbiamo visto tante volte, poi conosciamo benissimo le derivate parziali. Se moltiplichiamo gli elementi della diagonale principale meno il prodotto degli elementi della secondaria, cosa otteniamo? Otteniamo come risultato un 1 fratto radice di 2 ρ cos quadro per coseno, che è un cos quadro teta, meno per meno più, 1 fratto radice di 2 ρ seno per seno, che è un sen quadro teta. Raccogliendo un 1 fatto radice di 2 ρ, cos quadro più sen quadro, sempre per la prima relazione fondamentale della geometria, è pari a 1, il giacobiano in pratica risulta essere pari, come detto, a 1 fratto radice di 2 ρ. Mi sembra che su questo non ci siano dubbi. Allora, l'integrale diventa integrale triplo esteso a S primo. Dunque, z è compreso fra, attenzione, z è sicuramente maggiore o uguale a 0, quindi è inutile mettere il modulo per z. Direi di farlo così, di z, quindi mettiamo z prima. Poi attenzione che c'è da mettere 1 fratto radice di 2 ρ del giacobiano, che in pratica va a studiare dx, dy, dz. Poi abbiamo modulo di x, ovvero modulo di ρ cos θ, che è un ρ, modulo di cos θ, che ovviamente rimane, modulo di y, che diventa un modulo di 1 fratto radice di 2 ρ e 1 fratto radice di ρ, sono entrambi costanti positive, per modulo di sen θ, d ρ, d θ, d z, ancora uguale. Occhio adesso, direi di, applicando la formula di riduzione, valida per i doppi ma valida anche per i tripli, direi di riscriverlo così. Dunque, quello lo lasciamo perché ci serve. 1 fratto radice di 2 per 1 fratto radice di 2 è un mezzo che lo porto fuori. Poi abbiamo integrale, attenzione, per adesso sicuramente fra 0 e 2 pi greco, che poi per un'ovvia simmetria rispetto a entrambi gli assi x e y, nel piano xy potremmo scrivere 4 volte, poi considerare solamente il primo quadrante, il quarto dell'isse, quindi 0 pi in mezzo, ma lo facciamo dopo. 0 2 pi greco di modulo di sen teta per il modulo di cos teta d teta, che moltiplica ovviamente l'integrale doppio esteso a d, lo chiamiamo, di quello che rimane, ovvero di un rho cubo, rho per rho per rho, z, d rho d z chiusa graffa. Siete d'accordo? Lo accettate? Direi proprio di sì. Risolviamo intanto questo e poi vediamo di stabilire chi è D, dove D ovviamente sarà dato dall'unione di D1 e D2, ovvero D1 vediamo chi è. In D1, attenzione, in D1 vedete ρ, allora dalla prima abbiamo che ρ è variante fra 0 e 1. Ma se ρ è variante fra 0 e 1, possiamo dire che il dominio di con 1 in ρ e z sarà del tipo ρ è maggiore sempre uguale di 0 ed è minore uguale di z e di 1. Quindi ρ in d con 1 è compreso fra 0 e z. Attenzione, con z in questo caso, variante fra 0 e 1. In d con 2 ovviamente z varierà fra 1 e 2. E ci torniamo, ρ ovviamente varierà tra 0 e 1. Quindi questo lo scriviamo come l'unione di due domini, di 1 e di 2. Risolviamo appunto questo.
Come vi dicevo, se consideriamo il primo quadrante, il quarto di ellisse, seno e coseno sono entrambi positivi nel primo quadrante. Quindi i moduli li togliamo e mettiamo un 4 lì. Quindi abbiamo 4 mezzi, integrale tra 0 e pi greco mezzi di sen teta cos teta d teta, aperta graffa, integrale tra 0 e 1 di zeta d zeta, altra formula di riduzione relativa all'integrale doppi, per integrale tra 0 e z di rho cubo de rho più, cancello qui, altrimenti poi si crea si crea l'incrocio, tanto ormai abbiamo detto, più integrale fra 1 e 2 di z da z per l'integrale tra 0 e 1 di rho cubo de rho. Chiusa graffa, uguale. Risolviamo a questo punto, ormai è tutta una formalità. Anche questi esercizi li abbiamo già visti in altre applicazioni. Queste cose le ho trattate ampiamente nella spiegazione degli esercizi sull'integrale tripli. Spero che ormai non vediamo problemi. Occhio alla scelta in questo caso appunto di queste coordinate cilindriche particolari, ellittiche, visto che c'è la sezione che appunto è un'ellisse, in questo caso di semiassi 1 e 1 fatto radice di 2. Allora, 4 mezzi e 2. Questo è un integrale immediato perché il coseno di teta è proprio la derivata, quindi è un sen teta quadro, sen quadro teta, sen teta quadro, sen quadro teta diviso 2, quindi seno di teta al quadrato fatto 2 in pratica. Quindi abbiamo 2 che moltiplica sen teta al quadrato mezzi e poi due se ne vanno, tutto fra 0 e pi mezzi. Aperta graffa. Risolviamo, allora, in entrambi i casi l'integrale di rho cubo è rho quarto quarti, quindi abbiamo un quarto integrale fra 0 e 1 di z che moltiplica appunto rho quarto, che andiamo a comprendere tra 0 e z, tutto in dz, più l'integrale ovviamente fra 1 e 2, sempre di z, che moltiplica sempre, un quarto anche qui, quindi un quarto qua lo portiamo a monte in evidenza, un quarto, e anche qui viene rho quarto, che questa volta è compreso fra 0 e 1 in dz, chiusa graffa. Ripeto, un quarto è fuori qua, quindi lo posso portare fuori all'inizio. Mettiamo anche un quarto, così non creiamo, scompensi a qualcuno. Andiamo a risolvere. Ormai abbiamo praticamente finito. Dunque, 2 e 2 qua se ne vanno. Per il termine fondamentale del calcolo, il seno di pi greco mezzi vale 1, 1 al quadrato 1, meno seno di 0 è 0, 0 quadro 0, quindi 1 meno 0 1, quindi questo è 1. Quindi tutto questo vale 1. L'integrale, dunque, rho quarto tra 0 e z per il termine fondamentale del calcolo è z quarto, rho quarto tra 0 e 1 per il termine fondamentale del calcolo è 1. Cosa sarebbe z quarto meno 0 quarto, 1 alla quarta meno 0, quindi z quarto è 1. Quindi rimangono in pratica con un quarto davanti, integrale tra 0 e 1 di un z alla quarta per z, quindi un z alla quinta di z, più un quarto, ripeto, l'abbiamo provato a fattore comune, ha messo a monte, l'integrale fra 1 e 2 di z di z. Due integrali, direi, chiamare immediati è un eufemismo. Abbiamo che un quarto moltiplica in pratica un z alla sesta sesti, che è la primitiva di z alla quinta, più z al quadrato mezzi, che è la primitiva di z. Tutto, facciamo le cose per bene, qua mettiamo la graffa, qua lo comprendiamo fra 0 e 1, qua lo comprendiamo però fra 1 e 2, perché altrimenti sbagliamo, stavo facendo un pasticcio. Allora abbiamo un quarto. Per il termine fondamentale del calcolo, z alla sesta sesti tra 0 e 1 è 1 alla sesta, 1 sesto meno 0, quindi un sesto. Quindi un quarto, che moltiplica sicuramente un sesto. Più, qui abbiamo un 2 al quadrato 4 mezzi 2, meno un mezzo per il termine fondamentale, sempre del calcolo integrale. Possiamo a questo punto andare a calcolarlo. 2 meno un mezzo è un 4 mezzi meno un mezzo, quindi è un 3 mezzi. Abbiamo un quarto che moltiplica un sesto più 3 mezzi.
qui tra 6 e 2 il minimo numero ovviamente è 6, ce l'ho qui, così scrivo il risultato lì alla fine di questo interessante integrale triplo. Essere cancellato, ma ce l'avete sicuramente, avete preso nota. Allora, un quarto, pentaquadra, 6 di minimo multiplo, quindi 1, più 3 per 3, 9 ovviamente, perché 6 di su 2, 3 per 3, 9, 9 più 1, 10, 10 per 1, 10, al numeratore, 6 per 4, al denominatore, allora abbiamo che qui un 5 e un 2, i 10 e 4 si possono entrambi dividere per 2, 5 dodicesimi è il risultato di questo, diciamo, non difficilissimo integrale triplo proposto.